Grazie, bentornati in questo nuovo video. Oggi ero già truccata, vestita, con i capelli fatti, perché sono andata a Milano per un evento di L'Oréal che presentavano la loro nuova linea per i capelli, tutta a base di prodotti naturali, senza siliconi, eccetera, di cui poi vi parlerò in un altro video. E se mi seguite su Instagram, comunque avete visto un po' di foto. Comunque, a parte questo, sono già truccata per questo motivo, quindi ho detto perché non girare un video sul mio cambio look? Come potete notare, spero, ho cambiato colore di capelli e volevo parlarvi un pochino di questo cambiamento e anche dei benefici che ne ho tratto. Allora, innanzitutto, se vi ricordate, prima avevo un castano chiaro, che era una sorta di biondo cenere castano chiaro, che era quello che avevo negli scorsi video. Non mi vedevo più bene perché vedevo il mio viso veramente, pensavo che il mio viso non fosse messo comunque in risalto, volevo qualcosa che mi desse maggior contrasto, quindi ho deciso di scurirmi. Infatti prima avevo questo castano chiaro di colore naturale su tutte le lunghezze, sì, su tutte le lunghezze, tranne che nella parte finale in cui avevo una specie di chatouche, che in realtà era un po' una ricrescita del vecchio rosso che era stato coperto, se vi ricordate. Faccio sempre cambi di look, però effettivamente forse non mi piace tantissimo il mio colore naturale, dopo un po' mi stanco e voglio cambiare, e quindi ho deciso questa volta di fare un cambio di look più intenso del solito perché mi sono scurita molto, non so se potete notare. Non è un nero, però è il colore prima del nero, quindi una sorta di bruno. Nella tabella dei colori è proprio il colore prima del nero e quindi è molto scuro. Adesso però c'è da dire che i miei capelli scaricano tantissimo il colore con i vari lavaggi. E infatti, rispetto alla prima foto che ho messo una volta uscita dalla parrucchiera, che la potete vedere su Instagram perché ve l'avevo messa, dove lì sembravo proprio molto più nera, sembravano quasi neri i capelli. Adesso lavandoli si sono scaricati tantissimo, cioè tantissimo, abbastanza, e hanno preso dei riflessi comunque del mio vecchio colore castano, secondo me, ed è un colore, diciamo, molto più naturale, perché le persone quasi non si accorgono che è tinto e pensano addirittura che sia il mio colore di capelli. Mi piacerebbe in realtà provare a farlo molto più scuro, quindi a fare un bel nero forte, intenso, per vedere un po' come mi sta. Ditemi come secondo voi se mi può stare bene o male, e anche se vi piace questo colore o no. Devo dire che sono molto contenta, non solo per il risultato, anche se i primi giorni ho fatto un po' fatica ad abituarmi, perché ovviamente mi vedevo molto più chiara, però effettivamente mi piace questo risultato, questo colore intenso. Forse proverei qualcosina un po' più sul cioccolato, come l'avevo già provata, o addirittura andrei proprio sul nero vero e proprio. E dicevo che, a parte a livello estetico, proprio come mi sta il colore sul viso, mi piace molto questo cambio di look perché mi fa apparire i capelli molto molto più sani. Allora, c'è da dire che un bel po' li ho tagliati, un bel pezzo, perché erano veramente lunghissimi e rovinatissimi, non avevano più una forma, quindi un bel po' li ho tagliati. E la cosa che non mi piaceva prima è che ormai i capelli erano difficili da gestire perché secondo me erano troppo rovinati, troppo secchi, anche quando facevo la piega col phon. Comunque non rendeva come prima, perché sapete che se i capelli sono molto rovinati, molto secchi, comunque è difficile che venga un bell'effetto. In quel caso invece proprio notavo che facevo proprio fatica a renderli belli luminosi, erano proprio brutti. Quindi ho deciso di fare questo colore e tagliarli un pochino, proprio per farli sembrare più sani, e ho effettivamente notato due cose. Allora, innanzitutto che ho tagliato tutta quella parte biondiccia che faceva sembrare i capelli ancora più sfibrati, più rovinati, in primis. E poi ho fatto questo colore scuro che effettivamente forma come, penso, formi una sorta di guaina intorno al capello, perché lo va proprio ad avvolgere e a renderlo più corposo. E questo mi piace molto perché i capelli sembrano molto più sani, anche sulle punte. E la cosa che mi piace ancora di più è che quando lavo i capelli e non li metto in piega, ma li voglio asciugare proprio così velocemente con una botta di phon, diciamo,
Comunque i capelli sono belli luminosi, hanno un aspetto corposo, comunque un bell'aspetto e quindi sono felicissima di questa cosa qui perché se un giorno non ho tempo, non ho voglia di mettermi a fare la piega con il fondo della spazzola e li asciugo un po' così, diciamo che poi i capelli sono lo stesso belli, anche se non sono messi in piega, sembrano comunque dei capelli sani, non appaiono secchi, non appaiono crespi e così via. Vabbè, il colore l'ho fatto dalla parrucchiera, però in realtà è un monocolore, quindi penso che le prossime volte lo farò a casa, se voglio scurire o fare qualche altro cambiamento, perché tanto non c'è decolorazione o altro, quindi è abbastanza facile da fare. E devo dire che il risultato mi piace abbastanza. Per quanto riguarda l'hair care, quindi come li curo, mi piace molto che questo colore scuro dà molta luminosità al capello, però al tempo stesso si rischia di renderli spenti se non sono in qualche modo un minimo curati. Quindi metto un bel po' di balsamo durante il lavaggio, quindi un bel balsamo nutriente che li va un po' anche a lucidare in realtà, e poi dopo applico. Prima di asciugare i capelli, uno stick della La Belle Hem, che è proprio uno stick a effetto illuminante, che in realtà in questo caso non ho applicato perché era finito, perché l'ho finito, però come vedete, sono lo stesso luminosissimi, anche perché, vabbè, li ho fatti con la piastra adesso, con il ferro, e quindi sapete che quando si fanno col ferro vengono molto luminosi. E niente, questo è il mio video sulla mia esperienza. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo cambiamento di colore, se vi piace o no, se avete suggerimenti per me. Ah, e non vi ho detto che colori ho sulle labbra, perché poi me lo chiedete e mi dimentico perché cambio spessissimo. Ho messo la matita della Pupa numero 100, la Made to Last Definition Lips. Mi piace molto, è di queste automatiche, e il rossetto della MAC, questo è un bellissimo colore, patisserie, proprio un colore da tutti i giorni molto molto bello, infatti non finisco mai i rossetti, questo è quasi finito perché è bellissimo. E niente, aspetto i vostri commenti e suggerimenti, ci vediamo alla prossima, ciao, un bacio!